Ragioni oggi sfotte Saltin Bey, quello chef che mette il sale sulla carne dorata. Sentitelo, è tutto da ridere. No, io oggi voglio parlare di Saltin Bey, non so se si pronuncia così, è quello che c'ha i ristoranti che ti serve la ciccia e ti batte il sale sui gomito e poi ti ha nel piatto. Allora, lui ha pubblicato un conto di 160.000 euro dicendo: vedete che la gente quando vuole spende e si diverte, eh? Certamente 160.000 euro. Tutti si sono scandalizzati, è troppo. Io invece sono andato a vedere voce per voce. Ragazzi, una braciola dorata, per esempio, anzi due braciole dorate, 1.450 euro. Ah, 1.450 euro, due braciole dorate, ma vuoi mettere? Ma scusa, metti anche che te ne rimane un pezzettino sotto il ponte, che non tu te ne accorgi, no? E dopo 2 o 3 giorni, tu lo sputi, tu lo puoi rivendere. Voglio dire, intanto in banca non danno nulla, un pezzettino invece di braciola, tu lo rivendi, tu ti compri un motorino. Oppure, metti che non la mangi tutta, fai il doggy bag per portarla a casa, invece di regalare la solita collanina d'oro alla cucina e passa a comunione, tu gli fai mezza braciola dorata, che tu fa anche più bella figura, una cosa un pochino più originale. Passiamo al vino, 5 bottiglie di Petrus, 86.000 euro. Lì che sarà mai? Ma voglio dire, io me la immagino una bella famiglia, una famigliola di campagna che entra dentro e dice: che si fa, amore, oggi? Si beve 5 bottiglie di vino Petrus oppure si compra un bilocale alla bambina e si sposa? Ma no, dice: cazzo ce ne frega, beviamo, ai bilocale ci penserà la nonna andando l'amore. Mi sembra che anche eticamente Saltin Bey sia una persona a posto. L'unica cosa che non mi torna è uno che in questa cena ha preso l'Heineken, 15 euro di Heineken, poteva fare a meno, abbassato proprio il livello della serata. Comunque, Saltin Bey, so che aprirai in Italia e stai tranquillo, Saltin Bey. Saltin Bey aprirà in Italia e vedremo come andrà. Però in Italia con questa crisi non credo che faccia molto.